dalla vostra amica. Allora, altri video tag, ma prima i saluti, se non mi dimentico un'altra volta. Allora, è un po' difficile da dire, e sapete la mia imbranataggine, perciò chiedo già scusa a questa ragazza, scusami, in anticipo. Allora, Safianis Kawaii Mejri. Scusami tesoro, scusami. Poi, Sara 777, Ilenia Pappalardo, poi Giorgia Tuzzolino e Cognes Ward. Un bacio a tutti. Speriamo, scusate. Allora, questo tag è stato ideato da Ragazza Rossetto e è intitolato Cartoon Nostalgia. Parlerà dei cartoni animati. Che bello, bambino, una salta fuori ancora. Allora, domanda 1. I tuoi tre cartoni preferiti che avevo. Allora, io adoravo Pollon, chi non se la ricorda Pollon, i Puffi, sì, mio bambino mi suggerisce Doraemon, c'è anche adesso, ma c'era già allora quando ero piccolina io, che lo guardavo sempre, adesso un pochino rivoluzionato, un pochino più, e poi anche Denver. Oh, Denver, che bello! Denver. Poi c'era Grisù. Voglio fare il pompiume. No, mamma mia. No, Snoopy non mi piaceva molto, sinceramente. Poi c'era Spank. Sì, ne sto già dicendo più di tre. Adesso la bambinona salta fuori pian piano. Non ti piaceva l'uomo tigre? E l'uomo tigre. Sì, lo guardavo, però... Grisù. Poi guardavo... Occhi di gatto. Oh, 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 occhi di gatto. Oh, 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 occhi di gatto. Poi c'era anche l'incantevole Crini. Ma non so, mi piaceva l'incantevole Crini. Oh, gli Benji. Quello sì, ci guardavo anche se era da maschi. Mila e Shiro. Mila e Shiro. Oh, bellissimo anche quello. Tanti, cioè, ne saltano fuori. Come si chiama? Chi smiliccia. Ecco. Un giorno di pioggia. Quando Andrea e Giuliano incontrano Licia per casa. Peppa Pig. Ora, no, Peppa Pig adesso, quando ero io giovine. Non c'era Peppa Pig. No, adesso è anche stufato. Scusate, per chi piace Peppa Pig è un po' stufato. Poi, ok, questi, poi se stiamo qua a pensarci ne vengono in mente una catena. Garfield c'era? Garfield non credo così quando eravamo no. 30 anni fa. Allora, seconda, il tuo personaggio più amato, Pollon. Io adoravo Pollon. Quella gattolina lì bionda, ma... Dai, fai la canzoncina, dai. Così dopo? Ah, non lo so. Tre, il personaggio più odiato. Personaggio più odiato. No. Ah, guardavo anche Lupin. E odiavo il Zenitata. Quello che fumava sempre. Era odioso. Era quello odioso. Lì che fumava sempre. Sì, Zenigata, quello che andava sempre alla caccia a Lupin. Quello, un personaggio un po' più odiato. Poverino, però. Stava un po' antipatico. A me piaceva Lupin. Anche la. Quella che piaceva a Lupin. Non mi ricordo il nome. La gnoccona lì. Ah, non mi ricordo. Poi. Guarda, personaggio in cui ti identifichi o vorresti essere? Pollon. Che c'è molte rimani. La dea delle dee. Perché okay. Non mi ricordo che è Pollon. Pollon. L'avevano fatto anche di recente, infatti, che io gli dicevo ai miei figli, lo vedevo sempre da piccolino, allora stavo lì insieme a loro così, con gli occhi a cuore, la mia Pollon. Ma ok. Mi stanno prendendo bella la bestia a te. Quello è un cartone Disney e quello... Chi mi segue lo sa che la adoro, perché in qualche video l'avevo detto, però non è tantissimo indietro, perché comunque l'hanno rifatto. La bestia, sì, poi è uno dei personaggi Disney miei preferiti, è bella. Anche me. Poi, personaggio che ti ha fatto innamorare, torniamo sempre a Pollon, io l'adoro, veramente, io mi sono innamorata di quel cartone lì, dal primo all'ultima puntata, bellissimo. Poi, una scena di un cartone più bella. Scena del cartone più bella. Di Doraemon. Quando... No, sto pensando, cioè... Quando sveglia sempre Nobile. Vediamo, scena del cartone... Non stiamo ancora su Pollon, ci sono tante comunque scene che poi... Anche di Doraemon. Anche Belle e Sebastien, era bello. Oh, quando sveglia sempre Nobile. Allora, diciamo, la scena più bella del cartone, parliamo di Il Re Leone, che non è vecchio, è quando lui poi torna alla rupe e diventa lui il re, piccolo Simba che cresce. Quella è la scena più bella, meritata rupe sua,
Perfetto, chi l'ha visto lo sa cosa intendo e spero di aver detto giusto Rupe. Si chiamava Rupe quella roccia che poi sale, lui diventa ancora il re al posto del papà. Perché poi adesso viene la domanda, la scena più brutta di un cartone che hai visto, quando il papà del piccolo Simba, Mufasa, mi sa, quando muore, cioè veramente, è la scena più brutta che abbia mai visto in tutti i cartoni che ho visto nella mia vita, perché quel povero piccoletto lì, quando muore il suo papà, veramente, no, davvero, 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 poi, 8, allora, a che età hai o se hai mai smesso di vedere i cartoni? Allora, a 20 anni. No, riguarda ancora adesso. Diciamo che ho ricominciato da quando sono nati i miei figli, però dirvi l'età che ho smesso di guardarli, non so, ci scappava ancora comunque la videocassetta allora della Bella e la Bestia, appunto, torniamo a questo adesso perché... Ma non è un cartone! Come fai a smettere di vedere i cartoni animati? Cioè, no, bellissimo, a me piacciono, adesso con loro guardo Doraemon perché mi piace. A lui? Sì, anche a te ti piace Doraemon, lo guardi, su, fai tanto la donna, amore! Le guardo anche le Doraemon. Io non l'ho mai smesso, ripeto, adesso li guardo. Perciò, se dove, mamma, sarebbe bello che andassero su quelli di una volta, quello sì. Perché comunque sono cambiati, sono un po' cambiati. Non, io li odio. Non dico che facciano tutti schifo quelli di adesso, ma non sono come quelli di una volta. Cioè... A me non piace Pollon. Oi, cavolo dici? Che cavolo stai dicendo, Willis? Adesso per dire, mamma mia, Dragon Ball. Mi fa paura. Poi Doraemon è il bello. Pokémon è bello, Pikachu, sì, bel bolbolino di gialli, ma però non sono cartoni belli come una, cioè i Puffi, tutte quelle cose più belle, Sébastien, ma poi ce n'erano tanti. Anche belli. Doraemon, tipo Doraemon. Anche sì, Doraemon c'è ancora. Anche Sailor Moon, dove vai, cioè. A me non, cioè, per carità, a me non piace, cioè, preferisco quelli appunto che vi ho detto io prima. Poi adesso giustamente più si va avanti con gli anni più cambiano le cose. Ma Sailor Moon c'era anche i nostri tempi, mi pare. C'erano i nostri tempi Sailor Moon. Certo, Sailor Moon. Certo che c'era. Ah, forse è magica, com'è? Magica, quella di lì. Magica e gira sfera. Mamma mia, che belli! Mi ricordo anch'io. Ilka bambina! Non dirmi che non ti piace allora Sailor Moon. Non è la canzone di Sailor Moon questa. Magica Amy. Ma cosa ne sai te? Siete giovani di adesso. Poi 9. Vorresti tornare bambino perché? Appunto per rivedere tutti questi cartoni. Oh, che bello. Sailor Moon. Poi Spank. Yaya. Oh, è vero. Yaya. Quando chiamava Yaya. Ma ritorna a bambino. Poi 10. La prima cosa che faresti da bambino? Andrei subito al pomeriggio, che avevo l'appuntamento fisso. Io non so se vi ricordate. Bim bum bam. È vero. C'era One, io adoravo One. Che c'era il Bonolis allora. Sì, ecco perché. La prima cosa che farei è guardare Bim Bum Bam. 4 e mezzo pomeriggio era, sì, mi pare. Sì, One tutto rosa. E poi avevano fatto anche la versione... Ma ce n'era una? Ciao ciao. Ah, che mi c'era... piaceva tanto me, ciao. Quello marrone di Pazzotto, che non mi ricordo il nome. Cosa? Four, ah, si chiamava. Cosa, mamma? Ma che bello. Bim Bum Bam, io l'adoravo. Cos'è? Sono... Per quello, se dovessi una bambina andrei a vedere quello. Perché dovrebbero farlo, per me vuol piacere, no, forse non lo so, al giorno d'oggi sono diversi i tempi, non vi piacerebbero queste cose. Se cercano su YouTube qualcosa vedono, bisognerebbe vedere. Io non lo vorrei vedere. Ok, vedi. Io sì. A lei parla di moda, vestiti, ma è diverso. Poi, 11ª domanda, canta la sigla del tuo cartone preferito. Mamma mia, ragazze. Commetto che ti sei andata a cercartela. No, la so, la so a memoria. La sai? Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. Gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità. Ma lì c'è una bambina che ancora dea non è. È graziosa e birichina. Pollon, il suo nome è. Pollon bambina, vai. Basta perché. Ma avanti, dai. No, ci prende gusto. No, dopo mi chiamano da amici, sai com'è. A 40 anni, sì, come no. A Sanremo se mi vedono, scherzi. Altro che Belen. Arriva la Nika, oltre che presentatrice, canta anche. Scherzando, si mettono, ragazzi, a piangere. Sì, ma davvero, si strappano i capelli, ma non perché... Aiuto, ti tirano dietro le cipolle. Se li strappano per tirarmeli dietro i capelli. Vai via.
Ultima domanda. Meno male. Cartone che consiglieresti e perché? Pollon. Allora, ho già detto, Pollon, vabbè, ok. I puffi, anche gli snorchi. Gli snorchi, se qualcuno si ricorda. Fantastici, che belli. Quelli sotto il mare. Ma non so neanche sinceramente che animali erano, ma erano dei, avevano una testina, braccine, belli, gambine, sì, ok, ma avevano dei tubicini sulla testa, così erano uno? Colorati, o uno, mamma, che faceva le bollicine, ce l'avevo di gomma io, snorchi, ma io avevo il giochino, anche te? Mamma, troppo belli, non guardavi i Teletubbies, non c'erano ai tempi, poi vabbè quelli, poi vediamo se mi viene in mente ancora qualcosa, Creamy, vabbè, Kiss Me Licia, il top, anche lei. Quello della pallavolo! No, Mileshiro! C'è Mileshiro, un no, po' c'era... No, l'altra, la tippa lì! Sì, quella con i capelli scuri, c'era neri. Cacchio, ce l'ho qua! C'era anche l'altra, sì. Mimì Ayuara! Ma è brava, Mimì Ayuara! Alla memoria, però, dove qua ce l'hai, furbetta? Infatti, sì! Non mi ricordo quello del golf, Lotti, si chiamava? Lotti! Poi cos'è che c'è? Johnny, è quasi magia, Johnny. Ah, sì, Johnny, è quasi magia, Johnny. Guarda, e prova di nuovo, Johnny. E poi che posso riuscirai? No, non scappare, devi ascoltarmi. Lo sapete che voglio diventare anch'io, voglio vedere anch'io quel cartone. Io no. Okay. Poi, sì, bisognerebbe stare qua a fare un video di un'ora, perché man mano vengono in mente dopo, ma erano talmente tanti e erano bellissimi. Vabbè, adesso... Si parla di puffi, si parla di quelli, ci sono comunque, li hanno rifatti, ma gli snorchi non li ho più visti. Anche Seabert, c'era la foca Seabert, c'era il cartone della fochina bianca. Ascolta, io mi ricordo un cartone di una famiglia che viveva su un'isola. Sì. Cacchio, quello lì... C'era la bambina che erano naufragati sull'isola, sì. Flo. Che bello Flo, che era. No, che poi aveva trovato l'animaletto che si chiamava Moshi. Non si e chiamava io da piccolino avevo chiamato il mio criceto Moshi. Bellissimo quel cartone. C'erano quella famiglia di erbivori. I Flintstone? Gli erbivori? No, aspetta, ma non puoi sapere, te sei piccolina. Non me lo ricordo il nome, però quel cartone. Ah, c'è anche Sara. Quella che era finita in quel collegio che davano Sara. Sara, love graziosa you, sei tu dolce bimba. Dolce. Anche quella sì, mi piaceva tantissimo. Mettevo un po' paranoia perché poverino. Candy. Candy. Giorgi. Ragazze, Giorgi. Giorgi dai biondi, capelli dorati. Ha capito che le sai tutte, ho sempre detto che le sai tutte. Interrogatemi sui cartoni animati. Mamma, il mio preferito era Kiss Me Licia, mi piace. Di quelli che hai visto te, che c'erano al mio tempo, sì. Che hanno rifatto. Amore, parla anche te, Jason, sì. Ma la Sara, quella che era... gli mancava la mamma. No, allora, di questa Sara qua, avevano fatto anche un film. Mamma, non hai detto uno, Heidi. Heidi, sì, lo guardavo. Però sinceramente mi sta un po' antipatico Peter. No, Heidi, poverino. Ora mi sta un po' antipatico. Ma a scuola ho visto un cartone che c'era uno che si chiamava Sara. Era sì, ma questa bambina qua praticamente hanno dato per morto suo papà, che poi alla fine non era morto. E allora è finita in questo collegio. Era ancora ricca, ma dopo... No, l'ha messa in collegio suo papà perché doveva andare via. Ma poi era morto e allora lei è diventata povera, hanno cominciato a trattarla da povera, l'hanno messa in soffitta con un'altra bambina che gli facevano fare la serva, la schiava tutto il giorno. E comunque una bella storia. Avevano fatto il film. Ecco. No, era un cartone, ma poi... Io ho visto il film. Anni fa hanno fatto film. Comunque, vabbè. Questi sono tutti quelli che consiglierei e perché di vedere. Sarebbe bello che andessero ancora. Dove vanno? Beh, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Se volete, nei commenti scrivetemi voi se vi ricordate qualcosa, qualche cartone animato che magari non abbiamo menzionato, non abbiamo nominato. E spero vi sia piaciuto questo video. Al prossimo, ciao dalla vostra amica. Ciao! Yeah. Oh, no. Buona combina, guai.